gruppo nato spontaneamente sul web dopo la creazione a una run e fino a lì. È nato prima come gruppo di allenamento e poi è diventato un evento, che è quello che farà oggi in 40 città italiane in contemporanea. Quindi il primo grande flash mob in contemporanea in 40 città italiane è un flash mob benefico contro la violenza. Il merito di tutto ciò è di Jennifer Ritella, che è direttrice del progetto, che ha collaborato con oltre 50 volontari per questo progetto. Quello che caratterizza questo progetto è la presenza di diverse onlus per ogni città. Nel nostro caso, a Milano e a Roma, abbiamo WeWorld, che è una associazione onlus che si occupa della violenza di progetti per le donne in difficoltà. E oggi la cosa non è casuale, non è una scelta di moda, ma proprio l'idea nasce da una runner che in realtà è stata... Esatto, è nata diciamo da un fatto di cronaca che ha coinvolto la città in cui oggi una delle città in cui oggi si correrà, che è Milano. L'ideatrice del progetto, appunto Jennifer, è di Monza e diciamo è molto vicina a Milano e di conseguenza è nato da quel brutto fatto di cronaca. È un riscatto. È un riscatto, è un inizio, è una grande volontà di tutti che si è all'inizio per fare tante altre belle cose, per formare dei gruppi di allenamento in modo tale che le donne possano correre insieme ad altre donne, quindi sono corsi più sicure, e di conoscere tanta gente e di fare altri progetti, diciamo, sempre contro la violenza. Quante donne sarete oggi? Allora, oggi saremo sia donne che uomini, perché comunque i veri uomini sono i primi a difendere questa causa, sono i primi a voler lottare contro la violenza. Quindi saremo sia uomini che donne, noi ci aspettiamo almeno 200 persone, che sono quelli iscritti diciamo, all'evento, dopodiché ce ne aspettiamo molto di più. Un fiume rosso di energia e di passione. Buona corsa. Grazie.